Ciao a tutti i bambini, ben trovati! Siamo felici di rivedervi per questa video catechesi, speriamo che state bene a casa. Vi saluta anche Zoe, però ciao! Ecco, è un po' impaziente, adesso lascio a terra, eccoci qua. Siamo arrivati alla fine della Quaresima e stiamo per entrare nella settimana più importante per noi cristiani, la Settimana Santa. Al centro di questa settimana poi ci sono tre giorni, i tre giorni santi, il Triduo Pasquale, che sono specialissimi. Qual è il primo di questi tre giorni, Lambert? Il primo giorno è il Giovedì Santo. Al centro di quella giornata c'è la bellezza dell'Eucaristia. Gesù, prima di essere arrestato, condivide insieme ai suoi discepoli il pane eucaristico e chiede a loro di farlo in memoria sua, di continuare nei secoli questo bel gesto, e istituisce così la figura dei sacerdoti che noi abbiamo. Quella giornata è centrale perché celebriamo il mistero dell'amore, che è servizio soprattutto. E cosa succede poi dopo l'ultima cena, Jacob? Allora, il secondo giorno è il Venerdì Santo. Allora, Gesù, dopo celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, uno dai discepoli ha tradito e viene arrestato e condannato alla morte. Questa morte sulla croce è l'estremo segno del suo amore verso di noi. Quindi un giorno noi contempliamo Gesù crocifisso, la croce. Dopo che Gesù muore sulla croce, il Venerdì Santo, il suo corpo viene in fretta tirato giù dalla croce, viene deposto e messo in un sepolcro. In fretta perché si era ormai alla vigilia del sabato, per gli ebrei era una festa dove non è permesso lavorare. E Gesù viene deposto in un sepolcro, viene messa davanti a questo sepolcro una pietra pesantissima. Tutto è finito, i discepoli sono scappati, c'è silenzio, c'è buio, c'è tristezza grande, c'è delusione. Ma passano le ore, passa il giorno del sabato, un giorno di silenzio, dove non si ode più la voce di Gesù, dove non c'è più festa, ma poi, appena passato il sabato, all'alba del giorno dopo il sabato, alcune donne decidono di andare al sepolcro per ungere il corpo di Gesù con degli unguenti, cosa che non avevano potuto fare due giorni prima. E qual è la sorpresa? La sorpresa è che trovano la tomba vuota. E trovano un angelo che annuncia a queste donne: chi cercate, donne, qua giù? Quello che era morto non è qui, è risorto. Le donne passano dallo spavento a una gioia incredibile e subito si mettono a correre per raggiungere gli apostoli, i discepoli del Signore, e annunciare loro che Gesù è vivo, è risorto e che li attende per manifestarsi a loro. Noi dunque celebriamo la Pasqua come il giorno in cui Gesù è risorto. La morte è vinta, la luce ha illuminato il buio, le tenebre, la notte. E allora, ecco, ci stiamo preparando a vivere la settimana più bella, la settimana più importante per noi cristiani. Ecco, noi ora vogliamo salutarvi. Certo. Con una storia, ovviamente. Esattamente, vi lasciamo a una storia che vi aiuterà a capire un po', attraverso il racconto, e il significato, ecco, di questa settimana per noi così importante. Allora, tanti auguri, ciao a tutti, buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Il bruco di Pasqua. La storia si svolge a Gerusalemme all'epoca di Gesù. Davide è un bambino che sta studiando con i compagni la storia di Isaia quando sul suo piede vede un piccolo bruco. Subito lo nasconde nella sua mano, lo porta a casa e gli costruisce un bel cestino e lo chiama come il profeta, Isaia. Dopo un po' di giorni va dal padre al centro di Gerusalemme e decide di prendere una foglia di palma per proteggere Isaia dal calore del sole. Ma sente una grande confusione e vede tanta gente con in mano foglie di palma, e dopo poco scorge un signore su un asinello che viene accolto con grida di gioia. Lo chiamano Gesù. E capisce che deve essere una persona importante, ma si chiede: è importante e cavalca un asino?
Dopo un po' di tempo Davide, guardando nel cestino, non vede più il suo amico Isaia e comincia a cercarlo dappertutto, ma nulla. Si siede e piange disperato. La mamma cerca di consolarlo dicendo che Isaia non è scappato, ma è chiuso in quel piccolo bozzolo attaccato al cestino. Davide chiede: «È morto?» Ma la mamma risponde: «No, fra qualche tempo, quando Dio vorrà, uscirà dal bozzolo e diventerà una farfalla». Passano dei giorni, quando sempre tra la folla sente gridare, ma questa volta non sono grida di gioia, ma insulti verso un uomo che porta una croce. I soldati romani lo spingono e lo fanno cadere, e il suo viso è proprio vicino a Davide, che spaventato si accorge che è lo stesso uomo che cavalcava l'asinello. Subito corre dalla mamma per capire che sta succedendo, e lei gli racconta che Gesù è un uomo buono a cui alcuni non hanno creduto e lo hanno fatto uccidere su una croce. Dopo 3 giorni, la domenica mattina, Davide si sveglia e vede nel suo cestino una grande e meravigliosa farfalla che si ferma quasi a salutarlo e poi comincia a volare. Davide la segue, chiamandola, e si ritrova in un giardino e vede Isaia posarsi sulla spalla di un uomo dagli abiti bianchi e luminosi. E guardandolo si accorge che è Gesù, l'uomo che aveva visto portare la croce. Isaia vola via in alto. Sempre Davide ricorderà Isaia e quell'uomo Gesù, e saprà che, anche se non vedrà più Isaia, la farfalla rimarrà nel suo cuore, e anche se non incontrerà più Gesù, sa che lo accompagnerà nella sua vita per sempre.